Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Genshin Impact perché oggi vi propongo il recap della live stream che si è tenuta praticamente poco fa per quanto riguarda la nuova versione di aggiornamento 1.2 del gioco che sarà disponibile a partire dal giorno 23 di questo mese, quindi 23 dicembre sarà disponibile il nuovo update. Sono state praticamente fatte vedere le novità che saranno presenti all'interno del gioco, sono state spiegate alcune delle novità presenti all'interno del gioco e soprattutto abbiamo la possibilità anche di farvi vedere in ovviamente ormai in contemporanea con la fuoriuscita della live streaming, i trailer dei nuovi personaggi presenti e che saranno presenti all'interno del gioco. Il primo disponibile fin da subito, ovvero Albedo, e il secondo personaggio, Ganyu, che sarà disponibile invece a metà gennaio. Detto questo, io vi lascio inizialmente con il trailer che è stato presentato per l'appunto durante la live stream del nuovo aggiornamento della nuova versione 1.2 e di conseguenza anche del nuovo evento che avrà come protagonista Albedo e anche un qualche cosa di speciale. Do you know the story of Durin and this mountain? Snow gathers atop this mountain and never melts, which is a most curious phenomenon. In fact, I believe that the very sword in your hand has Durin's remains in it. As such, who could I find to help me if not you? Into position! Prepare for battle! Getting a little cold? Genius? But I don't think I'm any genius. Moment of birth! My job is to honor my contract with Rexalathis. All hail! To de-stress. I made a new discovery while sketching nearby. There's an area up ahead that's quite remarkable. The truth of this world. What could it be? The two of us meeting really a good thing. Primo intermezzo che vede a disposizione un codice riscattabile per tutti i giocatori che ovviamente sono presenti all'interno della live. Non so se sono ancora validi perché alcuni ragazzi in live mi hanno detto che questi codici potevano essere utilizzati soltanto un tot di volte,
Io ve li lascio qui in immagine in modo tale che poi possiate essere voi stessi a provare se funzionano o meno. Nuova area di gioco che si chiama Dragonspine Area, con alcuni screen che ci permettono di poter vedere effettivamente come sarà diviso il biomio di questa mappa e vedere effettivamente come potranno essere sviluppati all'interno del gioco tutti i vari ambienti e soprattutto tutti i vari luoghi che caratterizzeranno questa nuova regione. Altro screen, sempre dove possiamo vedere altri scenari che caratterizzeranno la nuova zona, e una volta visti questi nuovi scenari vi lascio con i trailer, o per meglio dire il primo montaggio cinematografico di gameplay per quanto riguarda i nuovi personaggi. I am Albedo, chief alchemist of the Knights of Favonius. You carry the aura of the stars. Interesting. I would like to study you, if you do not mind. I'm certain we will have many opportunities to be alone in the future. Il primo personaggio sarà Albedo, che utilizzerà l'elemento di tipo geo e sarà un personaggio che avrà la possibilità di equipaggiare spade. Come potete vedere, le sue elemental skill e la sua burst praticamente sono caratterizzate da quello che sembra essere un fiore, che si chiama Solar Isotoma, a quanto pare, che può essere utilizzato come una sorta di pedana per fornire una sorta di vantaggio aereo, chiamiamolo così, perché il personaggio che si porrà al di sopra di questa pedana potrà essere portato praticamente verso l'alto e poi successivamente sfruttare magari un attacco dall'alto. Inoltre, qualsiasi attacco da parte degli avversari vada a colpire questo fiore, che comunque verrà posizionato per terra, triggererà la sua, tra virgolette, funzione, ovvero quella di produrre del danno geo AOE presente all'interno comunque di un certo range che colpirà praticamente tutti i nemici. Per quanto riguarda invece la sua Elemental Burst, è molto simile graficamente a quella del Traveler Geo, se ci fate un pochettino caso, solo che qualora dovesse esserci già per terra un Solar Isotoma, ogni qualvolta noi effettueremo la burst, triggereremo praticamente dei boccioli tutti quanti attorno a dove verrà dove sarà stata effettuata la burst, in modo tale da poter espandere quello che è il danno praticamente del nostro Solar Isotoma. Quindi è diciamo una bella combinazione per quanto riguarda sia l'elemental skill che ovviamente anche l'elemental burst, però personalmente parlando è un personaggio che comunque, finché non lo vedrò in azione, non potrò dare un'opinione oggettiva su quello che andiamo a vedere. Detto ciò, andiamo a vedere il trailer del secondo personaggio e poi lo andiamo ad analizzare insieme. Look how brightly lit the city is at night. Amazing. I wonder what it's like for all the people down there. No thanks. I think I'll pass on the night market. Sorry. Secondo personaggio, Ganyu,
che viene caratterizzata da l'elemento ghiaccio, che oltretutto utilizza arco e freccia. Arco e freccia che viene utilizzato in una maniera particolare, perché come potete vedere sullo schermo il nostro personaggio avrà la possibilità di avere un doppio attacco caricato, in cui nel primo avrà la possibilità di infliggere danni crio, quindi danni ghiaccio, così come tutti quanti gli utilizzatori dell'arco, mentre invece con la seconda carica, che avviene un po' dopo tramite questa sorta di aura che vedete qui presente sullo screen che vi ho messo a disposizione, non solo avrà praticamente la possibilità di effettuare dei danni crio, ma avrà la possibilità di congelare tecnicamente, se ha la possibilità, i nemici nell'area circostante. Quindi un attacco caricato più potente rispetto ai classici attacchi caricati che abbiamo visto nei personaggi in generale fino ad ora, che può essere anche sfruttata per combinazioni che possono portare appunto al congelamento dei nemici stessi. Per quanto riguarda la sua elemental skill, anche lei possiede una sorta di fiore, solo che a differenza del fiore di Albedo, questo è un fiore ghiacciato che attirerà verso di sé i nemici per poi successivamente esplodere in una, appunto, esplosione ghiacciata. Quindi molto interessante questa elemental skill. Queste sono delle elemental skill che mi piacciono tantissimo, ovvero quelle che ti permettono di raggruppare i nemici per poi dare un effetto o comunque uno status alterato praticamente a tutti quanti nell'arco, ovviamente di esplosione presente all'interno della skill in questione. Quindi veramente tanta roba. Sarei curioso effettivamente di vedere il funzionamento preciso di questa skill, però già il fatto che raggruppa i nemici e poi esploda per effettuare danni di tipo ghiaccio, direi assolutamente ottimo. Per quanto riguarda invece la sua Elemental Burst, abbiamo, come potete vedere, quella sorta di sfera buttata praticamente in aria che non farà altro che far piovere delle stalattiti di ghiaccio che andranno a colpire i nostri nemici. Anche questo bisognerà vedere, perché l'area circostante comunque è abbastanza grande, devo ammettere, però vorrei vedere se queste stalattiti cadono in maniera casuale oppure hanno la possibilità comunque di cadere in, diciamo, in prossimità comunque dei nemici, anche se non targettando automaticamente i nemici, perché un'area comunque mediamente grande dove le stalattiti cadono in maniera un po' randomica contro un single target, direi che non è un granché. Direi che questo è un personaggio che magari si sfrutta un pochettino di più sulla world map, in modo tale che con tutti i mostri che comunque ci assalgono ogni volta possiamo in un qualche modo gestirli tutti in una volta, facendo sì che appunto queste stalattiti li vadano a colpire in maniera casuale, permettendo di coprire una vasta area di gioco. Quindi personaggio abbastanza interessante, bisognerà vedere effettivamente come utilizzarlo. Al solito io non ho curatori di ghiaccio, mannaggia a me, mi servirebbe un curatore di ghiaccio per permettermi di fare il team dei sogni, però vedremo un pochettino come va la situazione. Proseguiamo con il rilascio e la prima visione di quelli che saranno i nuovi avversari presenti nella nuova zona di gioco, ovvero avremo l'Irlachur praticamente ghiacciato, una sorta di uomo delle nevi, uno Yeti, se così possiamo dire, e una nuova strega, una nuova Fatui Witch, che praticamente veste delle vesti, scusate il gioco di parole, ma sembra che abbia appunto delle vesti ghiacciate, e quindi tecnicamente non sarà come quella elettrica che abbiamo affrontato finora, ma adesso avremo anche la sua variante ghiacciata. Altri nemici che andremo ad affrontare, i summoner, se io li ho sempre chiamati così, i summoner Illachur, che hanno l'elemento ghiaccio e un altro elemento che non si sa quale sia, quello scuro, perché vedo del ghiaccio ma quello scuro lì al centro non riesco a capire effettivamente quale elemento sia. E poi il nuovo Ruin Guardian, come potete vedere in versione aggiornata sembra addirittura un po' più potenziato, un po'
più corazzato rispetto a quello che abbiamo affrontato normalmente all'interno della mappa. Quindi bisognerà vedere anche come sarà bello tosto, magari come sarà bello resistente questo nuovo Ruin Guardian. Nuove meccaniche che sono presenti all'interno della mappa: la Sub-Zero Climate, ovvero la possibilità di poter congelare sotto zero, letteralmente. Quindi avremo a disposizione adesso questa nuova meccanica che praticamente ci impedirà in un qualche modo di essere un po' troppo avventati all'interno della nuova zona, perché come potete vedere abbiamo una barra che si andrà a riempire praticamente sopra gli HP, che nel momento in cui verrà riempita totalmente farà iniziare a perdere HP al nostro personaggio. Quindi bisogna fare molta attenzione a quello che facciamo, perché comunque alcune azioni in particolare aumenteranno la barra di più rispetto ad altre azioni. Quindi nuotare o comunque effettuare magari tipologie di attacco particolare permetteranno alla barra di riempirsi più velocemente. Però non vi preoccupate, perché sempre all'interno della mappa ci saranno delle nuove zone, saranno praticamente dei pit stop dove sarà possibile appunto riscaldarsi e permettere alla barra di scendere. Quindi evitare comunque di riempirla al massimo, anche perché all'interno della mappa bisognerà avere un confronto anche con i nemici, quindi sarà divertente vedere come gestire la barra del congelamento contro effettivamente dei nemici che molto probabilmente, essendo ghiacciati, ci faranno male non solo dal punto di vista degli HP ma anche dal punto di vista di questa barra, che comunque andrà sempre ad aumentare. Nuove zone che sono state introdotte e che verranno introdotte all'interno della nuova mappa. Quindi, come potete vedere, avremo delle nuove meccaniche anche di esplorazione della nuova zona, dove avremo comunque dei puzzle che ci permetteranno di sbloccare delle zone che non sarebbero accessibili altrimenti, i Frostbinding Tree, che saranno gli equivalenti dei Pillars che abbiamo avuto precedentemente con gli Anemo e i Geoculus, The Festering Fang, che sarà praticamente una sorta, a quanto pare, sembra un cimitero di draghi, dove potremo raccogliere determinati oggetti per delle determinate ricompense che vedremo tra poco, e poi le Lentomber City, che sarà praticamente caratterizzata da dei dungeon che alla fine ci permetteranno di ottenere delle ricompense. Completando questi dungeon avremo una ricompensa aggiuntiva. Partiamo dalla prima, ovvero la Dragonspine Exploration in the Mountains. Ci saranno praticamente queste sfere, come potete vedere man mano che noi andremo ad esplorare la zona, che dovranno essere sciolte. Una volta sciolte queste sfere, avremo la possibilità di poter sbloccare delle vie d'accesso verso la sommità del Dragonspine. Il Dragonspine non sarà totalmente accessibile, perché una misteriosa forza comunque impedirà di poter proseguire, ma molto probabilmente, così come abbiamo potuto vedere all'interno del gioco, andando avanti con la storia, sicuramente avremo modo di poter esplorare il tutto. Però ci saranno comunque delle meccaniche, dei puzzle che dovranno essere risolti per sbloccare strade alternative e strade che comunque permetteranno di scoprire, chissà, magari nuovi tesori. Andiamo ancora avanti con i Frostbearing Tree, che sono gli equivalenti, come vi ho spiegato prima, dei Pillars, dove appunto all'interno andavamo a inserire Geoculus e Anemoculus per incrementarne il livello. Qui adesso avremo praticamente i Crimson Agates, che dovremo offrire a questi nuovi alberi in modo tale da ottenere le Warming Battle, che ci permetteranno appunto di rimanere caldi all'interno della zona di gioco. E poi, una volta ottenuto il livello 10, quindi il livello massimo di questi nuovi pillars, chiamiamoli così, avremo la possibilità di ottenere il progetto per craftare il nuovo catalyst, ovvero Frostbearer, mentre invece a livello 4 avremo la possibilità di sbloccare il progetto delle Warming Battle, che
ci permetteranno, appunto, come detto prima, di restare a calduccio anche nella nuova zona. Andando ancora avanti, abbiamo le Festering Fang, che come detto prima è una nuova zona che ci permetterà di collezionare i denti di drago. Collezionando i denti di drago avremo la possibilità di poter craftare questi oggetti insieme ovviamente alle ricette e ad altri che troveremo magari in giro per la mappa, per craftare appunto la Dragonspire Spear, che sarà per l'appunto la nuova arma 4 stelle che sarà possibile craftare all'interno di questa nuova zona. E infine abbiamo la possibilità di esplorare i dungeon degli Entombed City, che ci permetteranno comunque di indagare su diversi misteri e segreti che caratterizzano la nuova area di gioco. E una volta che avremo avuto il piacere e l'onore di poter esplorare questi dungeon, sbloccheremo la possibilità di poter craftare la nuova spada a due mani che caratterizza per l'appunto la nostra nuova zona. Secondo intermezzo di gioco, con altro codice che è stato mandato a tutti quanti i giocatori, quindi avete la possibilità di poter riscattare questi codici. Non so se ovviamente sono ancora validi, io faccio il mio disclaimer come sempre, però se fossero disponibili, questo è un altro codice che avete a disposizione. Andiamo ancora avanti, perché qui viene introdotto il nuovo evento che sarà disponibile subito dopo il rilascio della versione 1.2, ovvero The Chalk Prince and the Dragon. Questo è un evento che comunque si sbloccherà dopo aver completato il capitolo di Albedo, quindi dovremo completare la storia di Albedo per successivamente poter sbloccare la storia. Cioè per sbloccare la storia e per sbloccare l'evento, che a quanto pare sembra essere diviso come lo scorso evento, quello dei meteoriti, che abbiamo fatto praticamente qualche settimana fa. Anche in questo evento sarà possibile ottenere diverse ricompense, sarà possibile accumulare anche delle diverse essenze che ci permetteranno non solo alla fine di questo evento di sbloccare la spada 4 stelle che vedete lì sullo sfondo, ovvero la spada maledetta, ma ci permetteranno anche di potenziarla. Quindi non solo dovremo accumulare queste essence, quindi questi piccoli shards, per scambiarli nell'apposito shop che potrete vedere lì sulla destra, dove sarà possibile ottenere libri, sarà possibile ottenere soldi, la crown che ci consente di aumentare i nostri talenti, ma successivamente ci consentiranno anche di potenziare l'arma che riceveremo da questo evento. Queste sono le nuove armi che verranno introdotte con la versione 1.2 all'interno del gioco, quindi abbiamo la Festering Desire 4 stelle, che sarà praticamente ottenibile dall'evento The Chalk Prince and the Dragon, mentre invece tutte le altre armi saranno disponibili tramite blueprint, quindi tramite progetto, che come vi ho detto poco fa potranno essere sbloccate in diversi modi esplorando appunto la nuova regione di Dragonspear. Andiamo avanti con altri due nuovi set di artefatti che verranno introdotti all'interno del gioco. Questi già avevamo avuto modo comunque di poterli guardare un pochettino da vicino. Adesso sono stati interamente confermati all'interno della nuova versione di gioco. Il primo set di artefatti, ovvero il Blizzard Strayer, e il secondo set di artefatti, Heart of the Depth, che praticamente permetteranno di potenziare tecnicamente i giocatori o comunque personaggi che sfruttano elemento di tipo ghiaccio ed elemento di tipo acqua. Il primo set, Blizzard Strayer, permette di utilizzare due pezzi del set per aumentare i danni crio del 15%, mentre invece quattro pezzi dello stesso set ci permetteranno di attaccare, o per meglio dire, permetteranno al giocatore che possiede il set di quattro pezzi di attaccare
avversari che hanno l'effetto crio addosso, aumentando il loro colpo, aumentando il loro crit rate, quindi la loro percentuale di critico del 20%. Inoltre, se i nemici non solo hanno lo status crio, ma sono addirittura congelati, abbiamo la possibilità di aumentare il nostro crit rate di un ulteriore 20%. Quindi 20% crio, 20% in più con frozen, quindi 40% in totale. Ottimo set, soprattutto per quei personaggi che sfruttano praticamente l'attacco con la possibilità di infliggere danni da frozen, quindi io direi assolutamente un Keia ci sta benissimo con questo set, anche una Cici tecnicamente potrebbe starci bene con questo set, ma Cici essendo comunque una curatrice la terrei un pochettino più a disparte, mentre invece Keia che può essere comunque utilizzato tranquillamente come DPS, con questo set potrebbe effettivamente fare delle belle cose. Mentre invece Heart of Depth, che è il secondo set che andrà a privilegiare e potenziare i personaggi di tipo acqua, permette di incrementare i danni Hydro bonus del 15% con due pezzi dello stesso set, mentre invece con quattro pezzi dello stesso set abbiamo la possibilità di potenziare gli attacchi normali accaricati del 30% quando effettuiamo un Elemental Skill. Quindi questo direi che è il set perfetto per Tartaglia. Anche Mona sfrutterebbe benissimo questo set, ma per Tartaglia questo è veramente, veramente grosso. Il 15% di Hydro Damage Bonus. In più, dopo aver effettuato l'Elemental Skill, che lui praticamente cambia le armi, ha la possibilità di aumentare addirittura attacchi normali accaricati del 30%. Quindi veramente tanta, tanta roba. Andiamo ancora avanti perché saranno disponibili dei nuovi eventi, delle challenge e dei minigiochi che accompagneranno l'uscita dell'espansione all'1.2, tra l'altro nella nuova regione e anche in quelle precedenti. Abbiamo queste appunto challenges che andranno a caratterizzare l'Hypostatic Symphony, Lost Reaches, Reaches e il Marvelous Merchandise, che è lo stesso evento che abbiamo affrontato qualche settimana fa, che adesso torna in una chiave nuova che andremo ad analizzare più nel dettaglio. Il primo evento, ovvero la possibilità di affrontare gli Hypostasis, verrà cambiata, dove il giocatore avrà la possibilità di scegliere la difficoltà con il quale affrontare il boss, che tra l'altro sbloccherà anche delle meccaniche nuove, come quella che potete vedere su schermo, in cui il boss praticamente ci lancia delle sorte di sfere che ci inseguiranno per tot secondi, e in base alla difficoltà che affrontiamo per quanto riguarda il boss, avremo anche la possibilità di avere dei drop aumentati o comunque magari la rarità dei drop che viene cambiata e viene aumentata, il che direi che ci sta, è assolutamente ottima come cosa, perché appunto va a premiare la capacità tua personale del giocatore di affrontare dei boss a livello un po' più alto. Secondo evento che praticamente ci consentirà di trovare dei tesori all'interno delle aree che verranno specificate nella minimappa tramite una sorta di sferetta, come potete vedere nell'immagine, che praticamente seguirà il nostro protagonista e si illuminerà di un colore diverso quando saremo in prossimità del tesoro. Una volta scoperto il tesoro e ottenuto ovviamente gli oggetti del tesoro, avremo a disposizione dei gettoni che andremo comunque ad accumulare in base a quanti tesori troveremo all'interno dell'area selezionata. Una volta presi questi gettoni, potremo utilizzarli per scambiarli all'interno dell'apposito shop, che come potete vedere presenta comunque delle ricompense che non sono affatto male. Ci sono le primogems, ci sono i libri per aumentare il livello dei nostri personaggi, gli enchantment ore che ci servono per le armi, e infine avremo anche la possibilità di poter sbloccare il mini sili, che sarebbe questo piccolo sigillo che ci segue durante l'esplorazione, che potremo utilizzare e che potremo avere permanentemente con noi all'interno del nostro inventario.
andiamo avanti con il ritorno del Marvelous Merchandise, che ci consentirà questa volta di avere un update. Ci consente di avere un update perché le ricompense questa volta saranno diverse in base al mondo che andiamo ad esplorare. Ebbene sì, teoricamente possiamo andare anche nel mondo di un nostro amico o comunque in un mondo di un'altra persona per scambiare per l'appunto i premi qualora quelli nostri per esempio non ci soddisfacessero al 100%. Quindi raggruppate gli amici, abbiate la possibilità di poter scambiare tra di voi magari più codici possibili in modo tale da poter andare nel mondo di un amico diverso magari per cambiare appunto le ricompense e prendere quelle che più vi aggradano. Passiamo alla fase finale della live, dove sono stati annunciati i Quality of Life, che comunque già conoscevamo e che comunque già sapevamo essere praticamente disponibili all'interno del gioco, ovvero i nickname e la chat personalizzata per quanto riguarda i giocatori, che adesso potranno contattare privatamente i propri amici e cambiare anche il loro nickname in modo tale da poter sapere con chi stanno parlando, che ovviamente è un nickname che non cambierà nel mondo globale, ma cambierà soltanto nel vostro mondo, quindi voi avrete la possibilità di poter leggere tra l'elenco degli amici e vedere con chi state parlando, perché magari il nick è diverso dal nome con cui voi solitamente lo chiamate. Il photo taking system option, che viene modificato e viene praticamente reso più semplice tramite una macchina fotografica che avremo a disposizione all'interno dell'inventario e che ci permetterà comunque di scattare delle foto come se fossero dei selfie e poi successivamente gestirle come preferiamo e basta. Mentre invece nuovo update che mi piace tantissimo, che non vedevo l'ora di vedere praticamente all'interno del gioco, il Domain Result Optimization, ovvero la possibilità di ottimizzare non solo la raccolta degli artefatti all'interno del dungeon, ma avere la possibilità di non dover fare più esci e rientra, quindi poter affrontare lo stesso dungeon più volte tutte le volte che ne possiamo, tutte le volte che lo possiamo ovviamente affrontare. Ultimo aggiornamento invece, quello che probabilmente fa più gol a tutti, ovvero l'acquisizione di gemme, di acqua faint, ogni qualvolta ascenderemo i nostri personaggi al 20, al 50 e al 70, permettendoci di ottenere comunque una ricompensa, che tra l'altro per tutti i giocatori che hanno già effettuato questa operazione sarà retroattiva, quindi avremo praticamente la possibilità di riottenere le ricompense in base a quanti personaggi abbiamo asceso. Andiamo però un attimo nel dettaglio, soprattutto per quanto riguarda l'ottimizzazione praticamente dei dungeon. Questo è come adesso verrà praticamente visto, questa sarà la nuova schermata che appunto vedremo all'interno del gioco, quindi avremo tutti praticamente gli oggetti che otteniamo all'interno del dungeon e poi abbiamo la possibilità praticamente sotto, come potete leggere, di lasciare il dungeon o continuare a farmarlo all'interno della schermata stessa, quindi non siamo più costretti a fare esci e rientra ogni volta all'interno del dungeon, mentre invece là sotto in basso vedete com'era praticamente prima dell'ottimizzazione, dove eravamo noi a raccogliere tutti quanti gli oggetti da terra e poi uscire dal dungeon, rientrare e rieffettuare il tutto da capo. Questo invece per quanto riguarda il sistema di evoluzione dei nostri personaggi, quindi ogni qualvolta il nostro personaggio avrà la possibilità di essere asceso al 20, al 50 e al 70, avrà la possibilità, come potete vedere, di sbloccare praticamente un acqua faint che ci verrà consegnata in cambio ovviamente dell'ascensione del personaggio. Quindi adesso portare su i personaggi non sarà soltanto uno spreco tra virgolette di risorse, anche perché adesso veniamo invogliati comunque nel portare tutti i personaggi su proprio per ottenere magari le acqua faint e poi successivamente pullare. Ultimo codice che è stato dato alla fine di questa live come ultimo intermezzo e poi successivamente i saluti finali con il quale abbiamo chiuso questa programmazione e questo riassunto
della nuova versione 1.2, che vi ricordo sarà disponibile a partire dal giorno 23 di dicembre, quindi un bellissimo regalo di Natale per tutti quanti noi che quest'anno dovremo festeggiare il Natale in maniera un po' più particolare. Quindi ne potremo approfittare sicuramente vedendoci live, sicuramente stando un po' insieme e giocando insieme, perché no, affrontare magari nuovi dungeon ed esplorare insieme la nuova mappa per vedere che cosa adesso il gioco ha da offrirci. Detto questo, spero che questo recap vi sia stato utile, spero di non essere stato neanche troppo lungo secondo i miei tempi. Io vi ringrazio ancora una volta per essere stati insieme a me all'interno di questo video, vi auguro buona fortuna con le pull e ovviamente tanto divertimento con Genshin Impact. Bye bye!